Balla Gazzettari e ben ritrovati con un nuovo video qui dalla Gazzetta MMA. Allenamento finito e dunque ci prepariamo per parlare di Islam Makhachev. Perché erano un paio di giorni che volevo fare questo video, poi non c'è stata occasione, o meglio, sono successe cose più importanti. E dunque ne parliamo oggi, che è una giornata abbastanza piatta, quantomeno fino a questo momento, per quanto riguarda il nostro sport preferito. Prima di incominciare a parlare di Islam, prima di dire ciò che ha detto su Jon Jones, prima di dire ciò che ha detto su Leon Edwards, prima di dire ciò che ha detto anche sulla UFC e sui suoi piani futuri, vi ricordo come sempre, lo sapete, spolliciate per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, se ancora non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Tra l'altro, ragazzi, ho visto che molti di voi nella sezione commenti mi stanno richiedendo un documentario su Tony e il Cucuy Ferguson. Non sono molto convinto perché, nonostante la storia sia interessante, secondo me potrebbe essere un altro di quei documentari che non viene poi visto più di tanto, stile proprio lo stesso Islam Makhachev, che tra l'altro, ragazzi, tra parentesi, potete trovare tra i documentari all'interno della playlist del canale, insieme a tutti gli altri, Jon Jones, Hamza Chimaev, Israel Adesanya, lo stesso Makhachev, Leon Edwards, Marvin Vettori, i fratelli Diaz, Pereira, Charles do Bronx Oliveira e tanti, tanti, tanti altri. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete sicuri di volere proprio Tony e il Cucuy Ferguson, altrimenti fatemi sapere chi volete come prossimo, perché io avevo anche una mezza idea di puntare a un certo Rachmonov. Non so se rendo l'idea, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti quale preferite. Detto questo, ragazzi, tema Islam Makhachev, che cosa è successo? Abbiamo lasciato il Daghestano con la vittoria ai danni di Volkanovski in un match molto, molto sul filo del rasoio, che alcuni hanno dato a Islam, altri hanno dato a Volkanovski, ma era davvero un match che poteva andare tranquillamente all'uno o all'altro, nel senso non c'è stata una netta predominanza da nessuna delle due parti. Sta di fatto che in seguito alla vittoria di Charles do Bronx Oliveira contro Dariush nell'incontro di Benel Dariush nell'incontro di quant'è, 2 settimane fa, sappiamo che il prossimo, con buona probabilità, title contender delle 155 libbre sarà proprio il brasiliano contro Islam Makhachev, e dunque vedremo un bel rematch molto molto interessante, con buonissima probabilità verso la fine dell'anno e sicuramente ad Abu Dhabi, perché al Daghestano bisogna farlo combattere in casa sia all'andata che al ritorno, regole UFC. Ora, perché vi ho citato Charles do Bronx Oliveira? Perché dal mio punto di vista il discorso che ha fatto Islam Makhachev su Jon Jones si interseca molto bene con la situazione Charles do Bronx Oliveira. Che cosa voglio dire? Islam ha detto: non riesco a capacitarmi, non riesco a capire, con la sua solita, col suo solito fare altezzoso, permettetemelo di dire, perché è la verità, sinceramente, ragazzi, soprattutto quando ti permetti di parlare di Jon Bones Jones, GOAT indiscusso di questo sport, double champ, imbattuto, più giovane campione nella storia della UFC, soprattutto quando ti permetti di dire: non riesco a capire perché Jon Jones sia pound for pound, non ha fatto niente di che, io penso di meritarmi il titolo di pound for pound più di Jon Jones. Tu, Islam, ti meriti il titolo più di Jon Jones? Tu ti meriti il titolo di pound for pound più di Jon Jones, che nella tua carriera 2 vittorie importanti ti sei portata a casa. Una contro Charles do Bronx Oliveira, alzo le mani, ottima vittoria, ma secondo me il brasiliano non era in serata, e nel rematch ne vedremo delle belle, perché secondo me il risultato potrebbe completamente capovolgersi. L'altro è con Volkanovski, performance incredibile da parte di entrambi, ma stiamo parlando di un fighter che è 10-15 cm più basso di te e pesa quasi 20 kg meno di te. Quindi di che cosa stiamo parlando? E a terra non sei comunque riuscito a dominarlo. Vi ripeto, parliamo di Volkanovski, una sottospecie di gnomo sotto steroidi. Quindi, ragazzi, stiamo davvero, anzi, lui davvero si sta paragonando a Jon Jones, che nella sua carriera si è portato a casa nomi strabilianti, ragazzi. La corsa verso la cintura di Jon Jones, e se non ci credete, guardatevi il documentario, sia parte 1 che parte 2. La corsa verso la cintura di Jon Jones è stata tutt'altra roba
che combattere contro atleti nella parte bassa della top 15 per poi avere la title shot e portartela a casa. Per carità, è bravissimo quella sera, ma io vi ripeto, quell'incontro rifatto altre 10 volte, non lo so come va a finire. Secondo me Islam non vince, sono molto chiaro con voi. Ora, tutto questo per dire, Islam, è il tuo parere che Jon Jones non sia il pound for pound? È il tuo parere e basta, perché secondo me qualsiasi persona che segue questo sport da più di 5-6 anni, diciamo una decina d'anni almeno, che si è visto tutta l'ascesa di Jon Jones, sa benissimo che tra te e lui ci passa un universo. Cioè, non è che ci passa il mare, ci passa proprio un universo. Quindi, se mi vuoi dire che Jon non merita sto titolo di pound for pound, nonostante dopo 2 anni e mezzo di inattività sia ritornato contro tutti i pronostici e si sia portato a casa la cintura dei pesi massimi con una ghigliottina straordinaria ai danni di Cyril Gane, che era considerato da molti il favorito, ragazzi, se vuoi battere questo Jon Jones, se vuoi avere tu la posizione pound for pound, quantomeno battimi nuovamente Charles do Bronx Oliveira in maniera netta come hai fatto nel primo incontro, quantomeno. E poi sali, cioè poi teoricamente dovresti difendere la cintura altre 3-4 volte e poi sali nei welter e ti prendi anche la cintura di Leon Edwards. A quel punto possiamo tranquillamente sederci e discutere che tu possa o possa non essere il pound for pound. Ma in questo momento, con questi risultati, i due non sono neanche paragonabili. Non è che stiamo dicendo sono opinioni, non sono opinioni, ragazzi, sono fatti. Sono fatti. Del più giovane campione della storia della UFC, di un fighter imbattuto, mentre Islam una sconfitta nel suo tabellino ce l'ha e secondo me ne arriveranno altre, contro un fighter che si è portato a, che ha demolito la divisione delle 205 libbre. E chi mi dice sì, ma Jones chi ha combattuto? Ragazzi, no. Su Jones mi potete dire che è un dopato, che è un pazzo scatenato, che è un wife beater, che è un alcolizzato, che è un cocainomane, che è un uomo di merda, tutto quello che volete. Ma per i risultati dentro l'ottagono, queste cose su John non le potete dire, perché fino a prova contraria è comunque imbattuto, ok? E chi mi dice, perché già me l'immagino nei commenti, sì, ma John è aiutato perché comunque sia con Reyes aveva perso, perché comunque sia con col brasiliano Santos aveva perso, perché comunque sia l'incontro con Gustafsson era sul filo del rasoio. Ragazzi, intanto se li è portati a casa, che poi non siano state vittorie nette tanto quanto quelle precedenti, ok. Però ragazzi, se li è comunque portati a casa e soprattutto non mi potete fare sti discorsi se me lo mettete a paragone con Islam, che vi ripeto, prima di Charles Oliveira, prima di Volkanovski, obiettivamente fighter davvero di elite non ne aveva incontrati, ok? Quindi si è fatto una carriera per arrivare a una title shot contro, non voglio dirvi contro il nulla assoluto, ma ragazzi, quasi, quasi. E l'unico wrestler forte che trovò, che se non mi sbaglio era Arman Tsarukyan, lo mise parecchio in difficoltà da terra. E stiamo comunque parlando di un fighter che ha stesso peso, stessa divisione, stesso tutto. E a terra l'ha messo in grandissima difficoltà. Quindi, pound for pound per me adesso no. Non chiudo la porta perché, a parte che non posso, pur volendo, non chiudo la porta perché comunque ancora c'ha tanta strada davanti a sé per dimostrare di essere il pound for pound. Ma quello che hai fatto fino adesso non basta assolutamente neanche per metterti nella lista dei top 3 per poter potenzialmente essere il pound for pound. Questo è il mio personale punto di vista che vi ho motivato, vi ripeto. Quindi aspetto qui sotto nella sezione commenti la vostra idea, la vostra opinione, soprattutto quella delle vedove di Khabib Nurmagomedov, che vedono in Islam un Khabib 2.0 e soprattutto di quella dei fanboy, però spiegatemelo in maniera motivata, ragazzi, perché vi ripeto, un fighter come Islam non si può permettere assolutamente di dire che Jon è il pound for pound immeritatamente e che quello che realmente dovrebbe essere il pound for pound è lui. Non c'è ragione che tenga per fare un discorso di questo tipo, ok? Quindi qui sotto nei commenti mi spiegate il vostro punto di vista e vi ricordo, volete sapere tutto sulla vita di Islam Makhachev, dal momento in cui è nato fino all'ultimo incontro disputato?
Gazzetta MMA, playlist, documentari, vita dei fighters. E già che ci siete, guardatevi anche quello di John Bones Jones, che è diviso in due parti. Guardateveli entrambi e poi mi dite chi, secondo voi, può concretamente dire di essere il pound for pound in questo momento in UFC. Ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao, belli!